Stavo scherzando! Te l'ho fatta apposta perché... Ciao, papà, buonasera. Ciao. Tavrina, chi sei? Sì? Eh? Non lo vedi che c'ho una valigia? Ho visto che c'è la valigia. Dove stai andando, scusa? Mi hanno chiamato alla RAI. Alla RAI? Ma stai secondo scherzando? Te? Mi hanno chiamato alla RAI. E qui te stai, tu vai? Io no, pago cosa? C'ho già il biglietto, ho fatto già il check-up online. Check-up online? Quello, il check-in, che c'è check-up? Su, bro, preso già. Ma quindi ci abbandoni? Ma si fatevene una ragione. No, ha ragione, Sara. Cioè, io ormai sono un'altra altezza, capito? Cioè, io sono qui, il programma è qui, capito? Cioè, proprio... ma perché cos'è che non va in questo programma? Cioè, a parte che siete troppo grezzi. Vabbè, questione di gusto che è mazzurendi questa cosa, vabbè. Non poi c'è lo studio che sembra il garage di mio nonno. Vabbè, è uno studio televisivo bello, magari il garage di mio nonno. Ha telecamere preistoriche. Ma non è, al limite preistoriche, poi sono moderne le telecamere. Il camerino 4. 4? 2x2, non fa 4. Vuol dire che è piccolo? Vabbè, non è piccolo, sono camerini normali dove si cambia... In 10. Vabbè, c'è questo qua che non fa, capito? Perché? Cosa c'è Daniele che non fa? No, perché ci rimango bene quando si toglie le scarpe, capito? Errori. Chernobyl. Chernobyl, Chernobyl. Ma come hai fatto a scoprire? Ti hanno visto in TV? Ma secondo te se ne rimangono a guardare queste grezzate? Ancora? Ma non ho visto il mio curriculum. Curriculum? Siccome ne ho mandato a struppiare una. Ah, ne hai mandato molti? L'hanno letto e hanno visto subito che sono una ragazza seria. Elegante. Ma soprattutto molto, molto disponibile. Quindi ti hanno telefonato? No, mi hanno mandato una mail. La vuoi vedere? La lo porto. Nella... È sempre nell'armadietto. C'era scritto così. Gentilissima Francesca. Cioè, mi hanno squadrato subito là. Oggetto, 2 punti. Convocazione, colloquio preliminare per inquadramento, settore, produzione, managementa. Managementa? Management. È subroppio. Magari subroppio, scusa, ma chi te l'ha mandato questa cosa? Una mail? Da Rai 1. Rai 1 ti ha mandato dicendo questa cosa. Eia, boh, io ci vado così, mica sono un rincopolini. Cioè, tu parti così sulla fiducia? Certo, ma secondo te se stiamo parlando della Rai, non sono un rincopolino qualunque. Vabbè, ma noi ti abbiamo dato la visibilità, ti abbiamo fatto conoscere, poi ci abbandoni. Secondo te me ne privo? Cioè, non ti viene neanche un minimo di scrupolo di coscienza? No. Non ti briga nuda? No. E almeno una canzone ce la regali prima di andare via. Eia, ma niente, piangi, tipo Maria De Filippi, c'è posta per te, perché guarda, mi viene subito da fare la pipì, Come la pipì, va dai. Io sono fatta così. Vabbè, dai, allora, cosa ci canti? Ciao di Vasco, la sai, maestro? La sai, presto. Mi sfida, ciao! Hai deluso il pubblico. Adesso. Ciao, così intonata. Sai cosa ti dico? Ciao. Sto perdendo la corona. Ma salva io, Massimiliano. Mai ta canzone. Ciao, ma darei una io. Vita si lascia. E noi torniamo fra un minuto qui in diretta dagli studi di Santa Gilla.